Vi servono crediti? Andate su bitcoinsfifa.com e con il codice coupon malati15 avrete il 5% di crediti in più. Ragazzi, bentornati sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Ome e oggi sono qui per portarvi la player review di Neymar, Man of the Match, giocatore che si è meritato questa carta dopo la doppietta contro il PSG in Champions League. E allora andiamo subito a vedere questo giocatore che si presenta con 90 di rating, ragazzi. Terza carta colorata, diciamo, per Neymar di quest'anno. Grandi prestazioni per Neymar quest'anno, ma andiamo a vedere in particolare questo giocatore, questa carta. Partiamo subito dalla velocità, 94 di velocità, che in game diventano 95 di accelerazione, 93 di velocità scatto. Assolutamente niente da dire. Questo giocatore è un giocatore che, come prende la palla, inizia a allungarsela, non lo prende più nessuno, ragazzi. Veramente, ho fatto degli allunghi sulle fasce, non ho mai provato un giocatore così agile, così veloce, quindi veramente sono rimasto a bocca aperta davanti a Neymar. Dribbling, 96 di dribbling, che in game diventano 96 di agilità, 88 di equilibrio, 90 di riflessi, 94 di controllo palla, 98 di dribbling puro, a 5 stelle mosse abilità, ve lo ricordo. È pazzesco, perché se sapete skillare, non ce n'è per nessuno. Se non sapete skillare, questo è un giocatore che ha un controllo palla veramente eccezionale, una cosa pazzesca. Cioè, agilità e controllo palla fanno del suo dribbling. Io veramente, davanti a questo giocatore, ho trovato solo una piccolezza davanti a questo giocatore, che poi vi andrò a dire che cos'è, ma veramente sono rimasto bocca aperta. I tiri, 88 di tiri, che in game diventano 96 di piazzamento, 94 di finalizzazione, 85 di potenza tiro, 77 di long shot, 91 tiri al volo, 89 di rigori. I tiri anche qui, soprattutto i tiri a giro. Lui purtroppo non ha una grandissima potenza a livello di tiro sulla carta, dice 85 di potenza tiro, ma non mi è parso così elevata, diciamo, e i long shot non sono un granché, ma dentro l'area, ragazzi, tiri a giro non ce n'è per nessuno, sia di destro sia di mancino, perché vi ricordo anche che ha 5 stelle piede debole, quindi sia di destro sia di mancino, veramente tantissima roba. Quando ho iniziato a fare i primi tiri, veramente, cioè ragazzi, io sono rimasto senza parole. I passaggi, 80 di passaggio, che in game diventano 80 di visione, 79 di cross, 87 precisione di spunizione, 80 passaggi corti, 80 passaggi lunghi e 87 di effetto. Buoni, buonissimi passaggi. Contate che quando prenderete la palla con Neymar sulla fascia, difficilmente la passerete, ma se c'è bisogno di fare un cambio di gioco, di fare un 1-2 con le punte, lui tranquillamente, senza problemi, li fa. Passiamo adesso forse alla sua piccola pecca, il fisico. 67 di fisico, che in game diventano 70 di elevazione, 99 di resistenza, 52 di forza, 65 di aggressività. Allora, il fisico, sicuramente dalla sua versione base si nota la differenza, nel senso che su molti contrasti riesce a rimanere in piedi, ma comunque quando va a contatto con i difensori avversari non sempre riesce a contrastarli, diciamo, come potrebbe fare. E quindi effettivamente quel 67 di fisico, vi assicuro che rispetto alla versione normale, quindi, è aumentato tantissimo, si nota tantissimo la differenza, ma ancora non è tutto quello che servirebbe per Neymar. Quindi ragazzi, questo giocatore è veramente pazzesco. Facciamo un riepilogo dei pro e dei contro. Tre pro: la velocità, il dribbling, il controllo palla veramente pazzesco, i tiri a giro, ragazzi, e i passaggi. Nei contro metterei la potenza tiro, i tiri dalla distanza e il fisico. Ciò significa che Neymar non vuol dire che faccia schifo a tirare dalla distanza, faccia schifo a livello di potenza tiro. Semplicemente, quando voi volete tirare, non tirate con, appunto, in questo modo qui, perché al 50% potete segnare, ecco, piuttosto tiri a giro da qualsiasi distanza. Quindi ragazzi, per questa review siamo arrivati. Lasciate un bel like, un bel commento, fatemi sapere cosa ne pensate appunto di Neymar e se l'avete provato. Mi raccomando, passate dal mio canale che trovate qui sotto in descrizione, iscrivetevi al canale di Noi Malati di Foot e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Bella!